Allora, discorso Superlega. Ieri il Tribunale ha praticamente dichiarato che un torneo alternativo si può fare, quindi un po' screditando da un lato e dall'altro sia la FIFA sia l'UEFA e dando la riapertura della possibilità di fare una Superlega di calcio, che sarebbe poi alla fine un torneo dove tutte le squadre più importanti europee farebbero praticamente un campionato a sé, una Superlega con un campionato a sé. Che dire, in questo momento, forse quelle che, tra virgolette, hanno più piacere di questa notizia sono sicuramente Juve, Milan e Inter, che avevano dato il loro benestare per fare questo tipo di competizione, che oltre a una quantità smisurata di soldi, un po' declassifica quello che è il mondo del calcio, snatura, no? Tutto quello che è stato fatto fino adesso, quindi la Champions League, l'Europa League, la Conference League, i campionati nazionali, le coppe nazionali. Io credo che sono sempre stato un po' propenso ai cambiamenti positivo nel mondo dello sport. Quello che mi preoccupa parecchio è che il mondo del calcio, con tutti i cambiamenti che ha avuto e sta avendo, in realtà non sta traendo assolutamente beneficio da questi cambiamenti. L'esempio lampante, secondo me, è proprio anche a livello di VAR. Ragioniamo su quello che può essere un discorso, inserendo l'elettronica, quello che è un po' l'elettronica all'interno del mondo del calcio. Si era messo il sensore del pallone, si era messo il sensore delle linee, si era tentato di fare i giudici di linea nelle porte. Adesso col VAR, purtroppo, nonostante debba essere una fonte di aiuto, si cade comunque ancora in un'enormità di errori nella valutazione o dell'arbitro se va al VAR o della sala VAR quando deve prendere le decisioni. Quindi, arrivando a questo punto, fare una Superlega porterebbe beneficio sicuramente alle società. In primis Real Madrid e Barcellona erano le due che più spingevano per la Superlega, un beneficio economico a queste società, dove si porterebbe poi ad avere introiti e ingressi di denaro importanti e indubbiamente magari una penalizzazione dei campionati nazionali che verrebbero a meno di queste società. Indubbiamente è ancora un po' tutto confuso, quindi non ci sono ancora delle specifiche e delle certezze. Secondo me i cambiamenti, ripeto, sono utili, ma quando portano un beneficio o un miglioramento delle cose. In questo caso, secondo me, si va incontro a un qualcosa di assolutamente nuovo e assolutamente di livello, però non mi spaventa il fatto che poi ci sia proprio una discrepanza tra le società che faranno la Superlega e le altre società.